Infissi legno alluminio prezzi. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. L'infisso legno alluminio è uno degli infissi più costosi nel momento dell'acquisto che ci può essere. Oltre al legno alluminio, se volessi spendere di più, ci sono degli infissi in acciaio, in corten, in bronzo, cioè i cosiddetti infissi esotici. Però anche il costo di un infisso legno alluminio, che all'inizio può sembrare molto caro, in realtà se lo guardo per la sua durata nel tempo non è così sproporzionato come uno possa pensare, perché comunque un infisso, se fatto bene, che ti dura 50 anni, dividere il costo iniziale per tutta la durata di questo tempo, che magari è superiore ad esempio a un infisso in solo legno, a patto che non venga fatta manutenzione, o di un infisso in PVC, in realtà la differenza potrebbe essere non così grande, e comunque ci si porta a casa un infisso molto bello, molto isolante, con poca manutenzione, insomma un gran bel infisso. A livello di costo, se vogliamo fare una media al metro quadrato per un infisso, cioè fatto come si deve, un buon infisso legno alluminio con un vetro doppio, con gas argon, con l'attenzione ai ponti termici, quindi senza cannalina in alluminio ma con una cannalina termica e con una buona ferramenta, direi che 650-700 euro al metro quadrato ti permettono di acquistare un gran infisso in legno alluminio. Poi dopo chiaramente dipende dal tipo di apertura, due ante costerà più di una, se è un alzante costerà di più, però dopo dipende anche dalla dimensione, perché se sviluppa 10 metri quadrati, se è un alzante molto grande, a quel punto i costi si riducono. Se invece faccio uno scorrevole da 1,80 m, avrò il pezzo più svantaggioso, perché non fai metri, ma comunque la ferramenta, il tempo che serve per fare questo serramento è quasi uguale a quello di farne uno grande. Considera, per farti un conto della serva, 650-700 euro al metro quadrato compri un gran infisso in legno alluminio. Se ti servono dei consigli in funzione al tipo di serramento, al tipo di vetro, alla posa in opera, e fatichi a fidarti del venditore al quale stai facendo fare il preventivo, perché di fatto ti darà sempre dei consigli di parte, ti vuole vendere quello che gli fa comodo nella maggior parte dei casi, puoi scegliere il servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Questo servizio viene utilizzato da tutti quelli che non possono essere nostri clienti per problemi magari di tempo o di distanza, e se vai a vedere su www.blogbisacchi.it puoi andare a scoprire in che cosa consiste questa consulenza e prenotare la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!